Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti alla nuova edizione del Music Day. Iniziamo oggi questa domenica, questo secondo giorno del Music Day di febbraio. Iniziamo con la presentazione di un film e di un cofanetto che contiene questo film, che è Volti Coperti di Stefano Calvagna. Abbiamo diversi ospiti anche importanti, insomma, che riguardano ovviamente sia questo film che poi ci spiegherà il regista ovviamente in tutte le sue sfaccettature la lavorazione di questo film e di questa uscita di questo cofanetto che esce appunto, che potete anche averlo qui direttamente poi alla fine della presentazione. Allora, abbiamo con noi il regista Stefano Calvagna. Il protagonista, che è il film su cui c'è incentrato il film, ovviamente, che è un documentario che adesso appunto affronteremo, che è Fabrizio Toffolo, che invitiamo a salire sul palco. Abbiamo con noi anche un giornalista che non ha bisogno di presentazioni, che è stato praticamente il padre del giornalismo sportivo, non solo del Lazio, che ha cambiato, a mio modo di vedere, il modo di affrontare il giornalismo sportivo in Italia, che è Michele Placido. Michele Plastino. Scusate, ho dormito poco oggi, si vede. Michele Plastino. Ho fatto pure la piovra, ho cambiato nome. Allora, siamo in attesa di Massimo Bonetti, l'attore ovviamente che ha lavorato con Stefano Calvagna. Abbiamo però anche il produttore, eventualmente poi qui chiederemo qualche cosa, di Volti Coperti, che è Ettore Terzo, che è qui con noi. E credo che abbiamo tutto, abbiamo presentato tutti quanti, giusto? Ci siamo? Sì. Ok, perfetto. Allora, quindi comincerei subito dall'ultimo lavoro, innanzitutto, del Volti Coperti, che ho avuto occasione di vedere. E la prima cosa che ti volevo dire, mi ha colpito che mentre lo guardavo pensavo, più che un documentario sembra quasi una intervista proprio con un flusso continuo di ricordi, di esperienze, neanche facili, perché comunque racconti qualcosa di movimento ultras che come dire, irriducibili, insomma, che fa discutere, ha sempre fatto discutere. E quindi ecco, come nasce quest'idea di portare al centro proprio del racconto una storia, una vita vera come quella appunto di Fabrizio Toffolo? Allora, Fabio, diciamo che nasce proprio dal fatto che Fabrizio aveva già questa idea, era stata impostata in un certo modo e me l'ha fatta vedere. Era iniziata, diciamo, con grande entusiasmo anche da parte sua di poter raccontare qualcosa di importante che mancava proprio anche nel panorama ultras. Sono stati fatti tanti film, ma questo, come hai detto tu, è proprio un racconto di vita. Quindi ho deciso di cambiare un po' quello che era l'impostazione iniziale, che si stava insomma un po' a livello statico dentro un teatro, troppo seduti e troppo statici. A me piace molto diciamo la dinamicità delle immagini, quindi ho proposto a Fabrizio questa idea di fare questa bellissima passeggiata raccontando la sua storia e con Claudio Vanni, che ho affiancato, un attore che anche di fede laziale, quindi al di là insomma della sua bravura è un attore che mi porto dietro da diverso tempo. E questo ha dato una forte credibilità sia alla storia di Fabrizio che a quello che poi abbiamo cercato di far vedere anche come immagini, al di là poi dei contenuti, che erano già molto importanti e interessanti, no? Insomma, è stato bello perché abbiamo anche commosso gente di fede giallorossa e non solo, perché quando hanno visto lo striscione inquadrato dall'alto, devo dire che molti che non erano, ecco, insomma, neanche laziali, hanno provato delle emozioni che hanno esternato a Fabrizio stesso e che gli sono arrivati diversi messaggi quando insomma siamo arrivati su Prime con una piattaforma che insomma ci ha portato veramente grandi visibilità, e adesso stiamo aspettando anche altri 4 paesi che si attaccheranno, tra cui Giappone, Inghilterra, Stati Uniti e Germania. Quindi ho deciso di farlo così perché non ho edulcorato quella realtà che secondo me in certi casi non si può assolutamente, ecco, tenere come una fiction televisiva. Ecco, ho fatto sempre cinema e quindi la storia di Fabrizio andava raccontata in maniera diretta e meritava, ecco, un racconto di questo tipo. Ecco, la storia ovviamente di Fabrizio nasce poi da quella rassegna di personaggi che vengono fuori nel film. C'è quello che mi ha colpito all'inizio, è il Tassinaro, che questa storia che si spaccia per il preside, praticamente tu l'hai fatto spacciare per il preside della tua scuola per far
tranquillizzare tua madre in modo che potesse mandarti in trasferta, no? E questa cosa mi ha colpito, perché poi io, quando ero giovane, appunto frequentando, facendo trasferte in altra squadra praticamente, mi ricordo che ci si inventava delle storie incredibili per essere così vagamente credibili nei confronti dei propri genitori, che poi lasciavano passare. Quindi insomma, in questo magari qualcun altro ci si è rivisto. Ecco, come è stato per te rivivere, immagino, perché chiaramente sono tutti ricordi che hai dentro, belli e brutti che siano, però ecco, rivivere in una carrellata all'interno di un film, quindi con una sceneggiatura che però è una sceneggiatura che esiste già, è vera, e raccoglierla in un'ora e tre quarti, quella che è invece una qualcosa che è stato decenni della tua vita, insomma, com'è stato lavorarci proprio dentro di te? Innanzitutto buongiorno a tutti. È stato rifare un viaggio, ripartire dall'inizio di questo viaggio, perché io lo reputo un viaggio, quest'epoca, questo tempo che ho passato dall'inizio fino alla fine, nel discorso legato allo stadio, alle amicizie, a tutto quanto. Quindi per me è stato ripercorrere con ricordi questo viaggio. Io ho voluto raccontare un mondo che mi ha rapito sin da bambino, perché la prima volta che sono andato allo stadio lo sguardo era per tutto quello che mi circondava, ma più che sul campo di pallone mi andava verso quel settore dove c'erano questi tifosi che incitavano la squadra costantemente. Quindi mi ha subito rapito questo mondo ultras, e quindi ne sono innamorato, e ho voluto raccontare questa mia esperienza, questo mio viaggio, e l'ho fatto molto volentieri, insomma, perché comunque nel bene e nel male è stato, come anche detto durante il documentario, è stato parte della mia vita, e come me di tanti giovani, anche di altre squadre. Io ho raccontato quello che è stato per noi tutti quegli anni, specialmente quello che noi vivevamo e quello per cui noi vivevamo per la squadra, ma soprattutto per il nostro gruppo, e questo insomma è un po' il succo di tutto. Ecco, ti volevo chiedere appunto quanto è stata importante l'esperienza. Tu ne parli a un certo punto, e questa è una proprio mia curiosità personale. Io poi in gioventù vivevo a Londra stavo nella North Bank all'Arsenal, e quindi mi facevo tutte le trasferte, e ti volevo chiedere quanto è stata l'influenza del calcio inglese. Visto nei ringraziamenti c'è anche il Chelsea, il West Ham, con cui la Lazio comunque aveva dei legami in qualche modo tra i tifosi. Ecco, quanto è stata importante l'esperienza della tifoseria inglese, anche lì nel bene e nel male ovviamente, sui gruppi, sulle bande, sui gruppi comunque sia del tifo organizzato in Italia, almeno per quanto ti riguarda? Ma diciamo che per me il modello inglese era il massimo, la massima espressione del tifoso, il loro modo di seguire la squadra, di incitarla, per me era il massimo. Io addirittura, quando da bambino trasmettevano in televisione partite di squadre inglesi, alzavo il volume non per sentire il commentatore, ma per sentire sotto i cori, e mi affascinavano questi cori che erano continui. Quindi amavo molto il tifo all'inglese. Ecco, a Michele Plastino volevo chiedere appunto, visto che hai accompagnato lo sviluppo del calcio proprio a Roma, lanciando poi una serie di personaggi che poi il tuo modo di fare il giornalismo è stato esportato in tutta quanta Italia, ancora adesso per me è assolutamente vivo e vivido, e ho una marea di ricordi. Potrei veramente chiederti 2000 domande solo sulle tue trasmissioni. Guarda, però ti blocco solo, sì, un attimo, perché lui mi ha emozionato adesso ricordando il calcio inglese. Sì. Io ebbi l'onore di portarlo io. È per quello. È stato bello che io lo commentavo, quindi lui mi chiudeva a me per sentire. però la cosa bella era un'altra, è che anche io volevo sempre mantenere i rumori di fondo nella cuffia per stare dentro la partita.
E quindi la prima COP del Liverpool la commentai io e mi emozionavo tantissimo, quindi no, confermavo il tuo concetto, anch'io avrei levato il commento. No, appunto, hai portato un modo di sentire il calcio che era molto più provinciale probabilmente prima a Roma, e l'approccio che hai avuto col pubblico ha sicuramente cambiato, e lo dico in prima persona perché da bambino ero affascinato da questo nuovo modo ovviamente di approcciarsi al calcio. Ecco, hai visto anche ovviamente cambiare le tifoserie nel corso del tempo, dalla fine degli anni 70 fino appunto arriviamo a tutto lo sviluppo di vari comando i vari ambienti tifoserie organizzati sia di Roma e di Lazio. Quanto è stato, quanto è cambiato nel corso di questi anni, ecco, dalla fine degli anni 70 fino ai primi anni 2000, è cambiato per il mondo, è cambiato anche il modo di fare tifoseria al calcio, anche a Roma. Beh, qui non aggiungo nulla perché l'hai detto tu, volevo solo aggiungere una cosa in relazione a questo che è importante del film, perché questo film, quando non è un documentario, non è che cinema, è cinema di cultura, perché io credo che chiunque voglia parlare di questo argomento, cioè degli ultra, del tifo organizzato eccetera, a mio avviso deve vedere questo film, perché in questo film c'è un'anima che esce fuori, che è poi quella dell'epoca, e scelgo un termine che è molto contraddittorio, perché era, scegliete voi, o una violenza romantica da parte loro o un romanticismo violento. Bisogna decidere questo, perché chiaramente è inutile negarlo che c'è stata anche la parte che è degenerata. Io devo scappare da loro quando cominciamo a lavorare. Poi ci siamo ritrovati con molto affetto in tempi successivi, però devo dire che insomma, non contestavo alcune cose, cioè questo lo sa benissimo, no? Che era... Ho usato quel termine romanticismo e violenza perché il romanticismo era nel gruppo, il romanticismo era essere amici, e loro si amavano in questo senso, cioè era un gruppo, loro anche altri, diciamoci la verità, no? Anche gli altri, loro si amavano intorno alla passione per il calcio, e lì erano romantici e gruppo. Poi quando invece c'erano le organizzazioni degli scontri, di tutto quello, eccetera, eccetera, è chiaro che lì si trasformava in violenza ed era branco più che gruppo. Però devo dire che questo poi è durato per un periodo di tempo, adesso un po', va bene, le cose sono un po' cambiate, proprio perché, a parte anche per quello che riguarda la violenza, ma è finito anche un po' di romanticismo, diciamocelo tra di noi, nel calcio, per me. Ma sì, allora chiariamo che sì, il discorso legato che era la base del gruppo Ultras, è inutile negarlo, dello scontro, lo scontro però avveniva tra chi, come ho anche detto giustamente il docufilm, tra chi la pensava come noi, quindi ragazzi di altre squadre che vivevano una mentalità che ci accomunava al di là della diversità dei colori, però la mentalità era quella, ci scontravamo tra di noi, ci siamo mai scontrati con tifosi tra virgolette normali. Questo era un discorso di mentalità, anzi era una brutta cosa per un gruppo ultras trovarsi a scontrarsi con gente che invece non c'entrava niente con il nostro mondo. Riguardo ad oggi, sinceramente io vedo un calcio, o meglio tutto lo spettacolo che ruota intorno, quindi le curve nel calcio di oggi le vedo ormai che non hanno più quello spirito che c'era negli anni 70, negli anni 80. Mi riferisco, faccio un esempio del derby, mi è capitato di vedere, non vedo più, io a parte non vedo più, non seguo più il calcio, comunque mi è capitato di vedere delle immagini del derby ultimo, e lo trovo, per chi ha vissuto come me gli anni 70, 80, 90, uno spettacolo che ormai è diventato americanizzato, diciamo, cantanti che cantano prima della partita, quando lo spettacolo che offrivano le curve prima di un derby, due ore prima, e chi magari andava in tribuna, andava a gustarsi lo spettacolo delle due curve dove cominciavano ad incitare la propria squadra, a sfottersi, a tirare fuori striscioni che potevano essere ironici, cattivi, pungenti, però quello era
lo spettacolo che offrivano le due curve due ore prima della partita. Oggi tutto questo è andato a morire perché, ripeto, ci sono cantanti, non si possono accendere, che ne so, quello che per il tifoso faceva parte dello spettacolo, un fumogeno, una torcia, addirittura gli estintori, una volta si azionavano gli estintori che facevano il fumo bianco. Quindi quella spontaneità che c'era prima oggi è tutta, diciamo, non mi viene il termine, è tutta costruita, quindi è un calcio completamente, calcio io intendo sempre con il contorno completamente diverso da quello che c'era prima. Oggi se devi fare uno striscione devi chiedere il permesso e puoi scrivere quello che dicono che puoi scrivere. E lo striscione, anche se era uno striscione cattivo, comunque poi finiva lì. Cioè, io sono nato in un quartiere certamente non laziale, sono nato nel Quadraro, chi conosce quella zona sa che è un quartiere appunto giallorosso, quindi avevo delle amicizie con i tifosi romanisti, ci mancherebbe, perché al di là di essere tifoso comunque siamo persone che hanno amici, quindi poi l'ultras è, cioè, però sì, la domenica magari al derby ci si scontrava, ma il giorno dopo finiva là. Lo striscione che usciva in quel momento era cattivo, ma nella mentalità dell'ultras più fai male all'avversario e più vinci la tua battaglia, però poi finiva là, non c'era un seguito. Quindi oggi io lo trovo completamente diverso, magari alle nuove generazioni, che poi qui c'è uno scontro generazionale classico, quindi le nuove generazioni magari vivono lo spettacolo che oggi che offre la partita, lo stadio. Io che ho vissuto quegli anni non mi ci ritrovo assolutamente. Era molto più... Volevo salutare un ritardatario a proposito di romanisti, Massimo Bonetti, che no, ma è giustificato perché ha raccolto i 4 palloni ieri, ancora giusto, no? No, è arrivato Massimo che con me ha lavorato. Vi chiedo scusa, ma è stato un po' un incubo cercare e trovare un posto per la macchina. Però stiamo qua, mi sembra che si stia parlando dei tifosi, no? Sono arrivato in ritardo, però. Parlavamo ovviamente del docufilm che ho fatto su Fabrizio e quindi si parlava di quello che era il confronto un po' con una forma mentis di una volta, dal punto di vista che alle volte insomma c'era una condizione dove si, come diceva Fabrizio, non si andava ad attaccare sia lo scontro tra ultras, ma non si andava ad attaccare quello che andava col padre allo stadio col cuscinetto. Mi permetto, per aggiungere quello che avevo detto, aggiungere una cosa a quello che avevo detto prima del film di cultura, perché anche dalle parole di Fabrizio prima e poi vedendo il film, è in realtà un trattato di sociologia, cioè nel senso che chi vede questo film con un occhio particolare può fare delle tesi di sociologia, perché c'è tutto. C'erano quei momenti, c'era lo spaccato dell'epoca, c'era, ahimè, anche la politica, insomma, c'erano tantissime cose che possono essere, ripeto, oggetto di studio. Scusa se insisto su questo fatto che il tuo film è qualcosa da far studiare. No, Benigale, anche perché quello che tu hai sempre contrastato. Io mi ricordo già noi quando eravamo Viking, tu la politica a noi c'era sempre, ovviamente in qualche modo, sì, mi ricordo, sì. I confronti usciamo fuori, no, a Monte Mare con Tassinato. Tu non sapete una cosa che posso confessare adesso. Quando c'erano questi scontri politici, no, non essendo io dalla parte loro, e quindi si diceva, oh, qui bisogna becca plasti, no? Bisogna becca plasti. Chi è che mi avvertiva prima a me? Il Tassinaro. Confredo mi avvertiva, quindi io dovevo, uscivo prima, eccetera, eccetera. Perché non mi avete beccato mai? Per questo motivo, perché ero informato. Però sì, i microfoni così, non so se è stata una casualità, dico. Appunto, dico, c'è stata una cosa, neanche a di a me. È stata così quell'azzurro, l'hanno messo dall'altra parte. Sì, e quindi ecco, anche questa questione della politica, effettivamente, che poi si è un po' cristallizzata. Negli anni 90 effettivamente ci fu Michele ricorderà, un inserimento molto forte della politica, soprattutto le parti radicalizzate, ovviamente, sia a destra che a sinistra, nelle curve italiane, in modo particolare. Alcune erano cristallizzate, famose, ovviamente Livorno, Perugia, Ancona, storicamente di sinistra, altre invece storicamente di destra, come Lazio, Inter, Udinese, Verona, ne parliamo.
assolutamente. Ecco, quanto questa cosa, anche tu che facevi giornalismo, quanto questa cosa ha potuto influire su uno sviluppo in negativo o diciamo comunque ha portato alla ribalta a livello sociale qualche cosa di diverso di cui evidentemente non si trovava un modo per parlarne. Quindi lo stadio diventa un modo per fare politica, anche se a volte in modo non corretto, a volte in modo più sincero, a volte in modo molto viscerale. Ma che cosa, a distanza di tempo, come potrebbe riflettere uno su questa cosa oggi? Ma sai, è indubbio che spaccasse tutto questo, no? Perché chi era tifoso di una squadra da sempre, poi si ritrovava con tante persone che magari idealmente, politicamente la pensavano in maniera diversa. Oltretutto poi c'erano i momenti delle mode, a volte non tutte le mode erano positive, no? Cioè nel senso che ci sono state il momento dell'antisemitismo, il momento del razzismo, ci sono stati questi momenti che appunto io ritengo che bisognava giustamente combattere e che però hanno spaccato anche all'interno, diciamo, i tifosi, perché poi non tutti erano d'accordo. Io sono convinto anche all'interno dei gruppi non è che tutti fossero poi d'accordo, tant'è vero che quelli di idee un po' diverse io conoscevo tutti, nome e cognome, ce n'erano alcuni importanti anche tra gli irriducibili che sapevano che erano stati con potere operaio, con lotta continua, cioè c'erano. Poi è chiaro che per quello che riguarda Livorno, Perugia, vabbè, lì, cioè, era un simbolo di altro tipo, capito? Quindi la cosa per me, adesso ci sorrido, scherzosa ma drammatica, qual era? Quando, che ne so, andavo a fare la telecronaca a Livorno e venivo insultato dai tifosi di Livorno urlandomi fascista, nazista, mi urlavano tutto questo a me che li avevo sempre combattuti, per cui quella era la cosa più triste per quello che riguardava me. Però ragazzi, eravamo tutti ragazzi. Però anche qualcuno del gruppo, al di là di quelli che magari c'erano dei pochi che la pensavano diversamente, anche molti dicevano che la politica andava fatta nelle piazze, non... quindi questa è stata portata avanti poi, infatti piano piano via via è andata scemando questa cosa e comunque è finita, è terminata. Sì, sì. Nel film si vedono appunto alcune si vede effettivamente infatti da punti di vista differenti, perché comunque è un flusso continuo di ricordi. Ecco, mi piaceva molto il momento in cui Fabrizio ricorda alcune trasferte, quando va a legare la bandiera, la sciarpa della Lazio intorno alla porta della Juventus a Torino, e c'è un romanista che ti guarda praticamente e ti dice: ma che stai a fare, Fabrizio? Ecco, no, questo è il tipo di racconti. Ecco, volevo dire, che tipo di legame c'era, dicevi appunto, nel mondo ultras, praticamente che tipo di legame si creava, come diciamo, al di fuori della fede calcistica, perché poi c'era un qualcosa di riconoscersi, no? All'interno voi vi vedevate, comunque sia, c'era anche un rispetto, un codice, via, diciamo, possiamo dire un codice che poi per qualcuno che magari veniva da fuori, che vi giudicava senza essere mai stato allo stadio, era anche difficile da comprendere. Quindi ecco, come lo spiegheresti questo legame che c'era tra gli ultras, anche di diverse idee e di diverse squadre? Beh, l'ho detto prima, al di là della rivalità comunque c'era una mentalità che ci univa e quindi era questo, era semplicemente questo. Poi tra di noi c'era una sorta di cameratismo, cioè noi ci siamo trovati a dividere, faccio un esempio, sui treni che viaggiavamo ci siamo trovati a dividere un panino in 5-6 persone e anche l'acqua. Però l'acqua era motivo che si litigava anche, perché magari c'era quella che ne beveva di più e tra di noi, tra che si rideva in un attimo si litigava per questo. Però abbiamo vissuto dei momenti, delle esperienze, come ho detto prima, anche sia negative ma anche positive, perché comunque il sentirsi unito, il sentirsi di appartenere a un qualcosa che ci teneva vivi, avere un senso di appartenenza, e questo ci teneva uniti a noi. Lottavamo per far sì che il nostro gruppo, così come era per gli altri gruppi, prevalesse sugli altri, quindi ci sentivamo anche importanti. Certo, non è che io oggi posso consigliare a un ragazzo di fare la vita che ho fatto io, però
quella è stata la mia vita, come me, di tanta gente, di tanti ragazzi di allora, e quindi ci sentivamo importanti appunto perché appartenevamo a un nostro credo, a un nostro ideale. E riguardo la politica, noi Irriducibili a un certo punto abbiamo fatto la nostra politica, che non era la politica del partito di destra, noi eravamo la politica degli Irriducibili, costretti a fare politica perché nel momento in cui, faccio un esempio, cominciavano a uscire leggi sempre più repressive dove l'ultras non era considerato cittadino, e ci portava a noi che avevamo un occhio al sistema calcio ma anche al sistema civile, perché comunque noi eravamo ultras, sì, ma prima di essere ultras eravamo cittadini, ma per il sistema eravamo considerati cittadini di serie B, non eravamo gli stessi diritti. Tutti parlavano della certezza della pena quando si parlava di ultras, ma nessuno parlava della certezza del diritto. E allora noi lì allo stadio, sì, nasciamo come tifosi di una squadra, però siamo anche persone che abbiamo un cervello, e quindi parlavamo anche, costretti a parlare anche di politica, siamo stati costretti a prendere una nostra radio per fare la nostra informazione, per fare controinformazione, perché abbiamo visto negli anni quante notizie su di noi o fatti di cronaca venivano raccontati in maniera totalmente diversa, veniamo raccontati come delle bestie che si alzano la mattina e dicevano oggi chi picchia allo stadio, ma non era così, perché avevamo ognuno di noi, la domenica condividevamo la nostra passione, eravamo ultra, ci scontravamo, ma nella vita privata, nella vita quotidiana avevamo una nostra vita, chi era sposato, chi aveva figli, chi lavorava in banca, chi era un disoccupato, chi era delinquente. Questa nostra corrente di pensiero univa tanta gente, quindi sul discorso della politica non è che andavamo allo stadio, sì, eravamo di destra, però non è che eravamo di destra perché appartenevamo a quel partito, anzi noi eravamo contro i partiti e ci siamo trovati, ma perché lo volevamo noi, non per farci vedere bravi, ci siamo trovati a fare anche delle situazioni di solidarietà, abbiamo fatto tante azioni perché noi eravamo quello, nel bene o nel male, come ho detto io prima, noi eravamo quello. Ecco, scusami Fabri, allora aggiungo che oltre al trattato di sociologia, il film, quando parla lui, anche agli appassionati di psicologia, perché avete sentito quante cose dicotomiche, no? Eravamo così, poi eravamo così, per cui nello studio delle persone bipolari il film è importantissimo, perché io sono così però ero anche così, io sono così ero anche così, ed è questo il bello nello studiare questo fenomeno, capire come era possibile tutto questo in un contesto. Scusa. No, appunto, certo, noi ho raccontato quello che noi eravamo, nel bene e nel male sintetizza un po' tutto quanto. Sì, infatti nel film racconti a un certo punto una trasferta in cui non viene, cioè vi perquisiscono in continuazione e poi avete il biglietto e arrivate alla fine del primo tempo. Brescia-Lazio. E alla fine praticamente c'è tutta questa questione, dice, ma allora perché, visto che ok ci trattate in un certo modo, ma almeno fateci vedere la partita, cioè trattateci in maniera in modo che possiamo vedere. Non la volevano, volevano farci arrivare in ritardo per farci vedere la partita. Quella lì è stato che quando è arrivato nella curva è normale che lì scatta in automatico, diciamo, chiamiamo quello che è insomma una sorta di sfogo, perché uno parte da Roma con tutti i sacrifici, arrivi, diciamo, a farti vedere, ci hanno fatto fare un treno de Lourdes, quello bianco sembrava, si fermava ogni stazione, cioè poi ci hanno perquisito, fino a lì che poi quello che è successo dentro lo sappiamo bene. Ma era questo episodio che riguardava noi, ma era una problematica che riguardava tutte le tifoserie, perché succedeva a tutte le tifoserie, tant'è che intorno al 2000-2001 ci riuniamo tutte le tifoserie con una manifestazione a Roma di tutte le tifoserie marzo 2003, proprio per cercare di portare alla luce le problematiche che noi ultras vivevamo, perché sintetizzando tutto, come ho detto prima e lo ripeto, noi ultras per il sistema non eravamo cittadini di serie B, mentre noi volevamo avere gli stessi diritti in quanto cittadini. Poi, per carità, chi sbaglia paga,
però dovevamo anche contrastare delle leggi, faccio l'esempio la legge della diffida, dove è anticostituzionale, è uno strumento di polizia dove non ti dà la possibilità di difenderti, ossia se io rubo una mela faccio un processo, vengo considerato colpevole e vengo condannato, c'è un processo. La diffida non ti permette di difenderti, la diffida ti viene data e ti condanna senza che puoi difenderti, ed è problematica la diffida, perché poi lì bisognerebbe parlare poi di quello che comporta. Vabbè, comunque questi erano un po' i temi dove noi, come ho detto, avevamo un occhio al sistema calcio, un occhio al sistema calcio, poi andiamo a vedere tutti coloro che il male del calcio erano gli ultras, quelli che allontanano i tifosi dallo stadio, quando con Calciopoli esce fuori che i tifosi dallo stadio vengono allontanati non dagli ultras per colpa della violenza, come viene detto, ma del calcio sporco, corrotto e malato, perché Calciopoli ha dimostrato questo, quindi loro stessi hanno reso un calcio poco credibile e noi contestavamo anche questo, eravamo controcorrente. E poi tutto poi è andato a finire nel famoso 13 ottobre del 2006, ma questa è un'altra storia e con Stefano stiamo cercando di vedere se si potrà raccontare su docufilm, diciamo. È un altro progetto. A proposito ecco di progetti, diciamo, volevo introdurre anche, diciamo, la presenza di Massimo per il fatto che noi abbiamo fatto un cofanetto dove c'è Volti Coperti, che si è aggiunto anche al nostro diciamo cofanetto dalla Digit Movie, che voglio ringraziare, che continua a credere ecco nel mio cinema, un cinema indipendente da prima linea, e Massimo insomma ha partecipato a diverse opere mie, dal Lupo, anzi ancora prima Senza Paura, il mio primo film, La Banda del Taglierino, dove Massimo faceva la guardia giurata, e poi da lì insomma Il Lupo, che è stato quello che poi ha consolidato insomma questa nostra collaborazione, film importante, molto discusso, di cui c'era anche Michele faceva se stesso nel telegiornale proprio che all'interno del film, quindi insomma volevo ecco anche far parlare Massimo di queste esperienze che completano questo mio cofanetto, diciamo, ecco, ci sono tre film che lo rappresentano, anche se vi spaccio in Parabellum, Cattivi e Cattivi, gli ultimi. Okay. E così, se vuole appunto quel ricordo, appunto come nasce questa collaborazione con Stefano Galvani e come si è poi consolidata nel corso del tempo con dei film sempre ovviamente con ruoli sempre più importanti. La collaborazione nasce da un'amicizia nata penso una trentina d'anni fa, mi sembra, no? Io sono sempre stato favorevole al cinema d'assalto, al cinema difficile, al cinema cosiddetto indipendente, perché lo trovo poetico, lo trovo veramente un inno a quella che è l'arte, l'amore per l'arte. Non ci sono soldi, non ci stanno, il cinema indipendente si fa con 4 lire, e così il mio amore verso il cinema, verso la recitazione, diciamo che si scatena con queste opere prime, perché so che è soltanto amore per il cinema e non è assolutamente un escamotage per guadagnare tanto, per far sì che la gente vada al cinema. Queste, specialmente ultimamente, io vedo il cinema italiano caratterizzato da ideuzze, no? Ah, questa è un'idea che secondo me ci fa tanti soldi, ecco, questo io non lo sopporto. Credo in un cinema sincero e il cinema indipendente è sincero, assolutamente. Ecco, per chiudere appunto, visto che è stato fatto questo cofanetto, no? Che oggi come oggi tutto è digitale, ma l'idea stessa degli appassionati è sempre quella di avere comunque l'oggetto fisico, l'idea di un cofanetto in DVD è qualcosa di meravigliosamente fuori tempo massimo e quindi ancora di più da avere. Infatti alla fine dell'incontro potete per il firmacopie c'è ovviamente lo stand ovviamente con il cofanetto, dove potete ovviamente farvelo firmare e acquistarlo ovviamente. Ecco, appunto volevo chiederti come è stato appunto rivedere queste opere, magari non so se le riviste per il cofanetto, come a distanza di tempo, anche se perché sono molto diverse tra di loro, vederle tutte insieme, che effetto ti fa e come così un excursus della tua carriera, una piccola parte.
Allora, l'effetto, Fabio, è sicuramente un effetto molto emotivamente parlando di chi ha fatto un cinema in prima linea senza il pagapantalone ministeriale, cioè a me non mi hanno dato mai la linea. Cioè il Ministero Regione non ho ricevuto mai fondi e ho fatto un film a spallate, a buffi, in una condizione dove diciamo il salotto buono ti mette ai margini, e ai margini a volte si vive pericolosamente. Questa è gente che in qualche modo ha cassato me, non per qualità, ma solo perché per pregiudizio, quella pochezza del pregiudizio che mal si accosta all'onestà intellettuale, che dovrebbe essere l'asse portante. Ma io non devo dire la verità, non ho mai amato le maggioranze, lo dico spesso, sempre amato le minoranze. Da piccolo tifavo per gli indiani, mai per i cowboy, perdevano sempre. E a Roma ho scelto la Lazio. Ecco, quindi automaticamente mettevo diciamo, ecco, tra i gruppi della Lazio ho sempre scelto quello, non più, ecco, lì col supporto di Ucraina, Viking, e anche nei pullman della scuola, ultimo posto dietro. Quindi ho cercato sempre di far tifo per quello che era la minoranza in generale, però la minoranza di qualità, cercando di trovare sempre quello che sento l'esigenza di fare un'opera, come quando Fabrizio mi ha proposto Volti Coperti. E mi è piaciuta l'idea e ho sentito l'esigenza di farla, e in un certo modo anche perché secondo me valeva la pena raccontarla, ma bisogna raccontarla bene, e credo che abbiamo fatto sicuramente un ottimo lavoro, lo abbiamo, insomma, riscontrato, come dicevo prima, e così con le altre opere. Io quando sento che c'è qualcosa che mi parte non perché, ripeto, c'è il fondo, mi dicono guarda metti questa o quest'altra, i raccomandati da me non sono mai entrati, perché sono stato il primo a essere raccomandato al contrario. In un mondo di raccomandati, mio padre non si chiama né Gasman né Mastroianni né Amendola, si chiama Benito Romano, infatti mi hanno raccomandato al contrario. Quindi è così. Dice il grande maestro, vedo, e devo dire la verità, un dato di fatto reale oggettivo, e quindi credo che questa sia stata una condizione in cui ho dovuto faticare tre volte più degli altri, però con grande orgoglio e soddisfazione quando ho visto questo cofanetto, già i tre che avevano fatto, mi ha dato una grande felicità, perché anche quello che c'è dentro, i contenuti extra, è proprio per collezionisti. Questo non lo troverete mai né in televisione né su Prime, sulle piattaforme. Quindi chi prende questo DVD dentro troverà anche i backstage e tutti quei bei contenuti che non potranno essere visti da qualche altra parte. Tutto qui. Allora vi ringraziamo per questo bellissimo incontro con Stefano Calvagna, Fabrizio Toffolo. C'è un secondo? Perché... Volevo dire soltanto una cosa. Io ho conosciuto Stefano tanti anni fa in occasione della presentazione del film Il Lupo. Ti ricordi, Stefano? Esatto, mi ricordo molto bene. Che io considero uno dei polizieschi, insomma, dei film di genere più belli di quel decennio, in assoluto. Dopodiché poi è arrivato Sollima con Romanzo Criminale, ma prima c'era solo Il Lupo, secondo me, in quel decennio. Massimo Bonetti, interpretazione magistrale. Montesano, tu sei riuscito a far recitare Montesano una parte drammatica, che sei stato un po' il Pupi Avati di Montesano, tu, e perciò insomma ci siamo conosciuti, sai quanto ti apprezzi. Stasera, oggi ti voglio fare un regalo, perché so che tu hai un maestro putativo, e oggi è qui Enzo Castellari. L'ho visto. Grazie Enzo di essere qua. È una sorpresa per tutti. Allora, vieni qui, vieni qui. Vieni. No, no, infatti ho già dovuto anche il mio. No, il mio, il mio. Prego. No. Ma dai, stai scherzando. Allora, Enzo non è solo maestro mio, insomma, ma è stato anche quello di Quentin Tarantino, quindi per me, che insomma, devo dire, sono cresciuto a pane e cinema, questa è una grandissima sorpresa. Grazie Enzo di essere. Diamo la sedia a Fabrizio. Fabrizio ha detto scusa, parlate di cinema, io. No, che c'entra, no, va bene. Pure le musiche. Pure le musiche. In attesa, Stefano. Io andai a casa di Enzo tanti anni fa, via di Due Ponti, mi ricordo. Sì, allora era quel giorno là. Infatti io lo dico. E con quello siamo fatti i film. E fu quell'occasione abbiamo iniziato a produrre. Esatto. Dici qualcosa di cinema, raccontaci qualcosa, perché è per me un onore avere un grande maestro in questa mia presentazione. Grazie a Francesco che
insomma mi ha dato l'opportunità di averlo qui. Di che anni parliamo? Io sono praticamente nato nel cinema perché mio padre è regista e produttore, e quindi io da Campo dei Fiori, che scrisse mio padre, partecipò come assistente volontario, da lì è nata la famiglia Girolami come cinema. Quindi poi mio fratello attore, mio zio regista, papà che ha fatto 118 film, quindi praticamente ho respirato cinema dalla nascita. E quando poi mio padre è passato a è diventato produttore, io sono da primo aiuto, secondo aiuto, eccetera, seconde unità, eccetera, poi ho cominciato a fare la regia con mio padre produttore. E da lì poi si sono accorti che c'era un certo talento e mi hanno permesso di continuare. Comunque il cinema è... Quando mi chiedono chi ami adesso, io non ci vado più al cinema, perché a parte la scomodità così fisica, perché ormai sono grandicello, quindi a trovare il posto, la macchina, camminare fino al cinema, non mi frega niente. E allora quello che vedo in televisione, però vado alla ricerca di film nostri, quelli belli, quelli che gli altri. Allora dice, di adesso chi conosci? Tente conosco. No, non conosco nessuno, proprio non seguo, quindi sicuramente cioè, qualche giovane si ricorda delle mie cose. E così e ho degli attestati così di simpatia, di ammirazione, che gradisco moltissimo, quello sì. Però è finito lì. C'ho progetti, però un conto quando ti arrivava un copione al giorno, allora dovevi scegliere, ma qui no, questa è una stronzata. Mentre invece quelli che mi arrivano adesso e continuano, li leggo con il piacere di leggerli, ma l'idea di andare sul set, star lì, sta in piedi poi, no. Anche perché adesso i copioni non li legge più nessuno. Io mi ritrovo sul set, credimi, e ci sono a volte direttori di fotografia che vengono e dicono adesso quale domo gira? E questa è una cosa molto grave. Quello che dice Enzo è proprio la verità, perché lui leggeva, e chi ha ovviamente una professione che ama, e la prima cosa che fai leggi un copione. Adesso non li leggono, neanche addirittura lo stralcio dell'ordine del giorno. Allora manco iscrivono. Ma infatti io l'ultimo leggo? Non ho scritto Baby Gang, l'ho fatto senza copione. E vorrei che lo vedessi senza sceneggiatura, con ragazzi presi dalla strada. E l'ho girato veramente, che non è stato un low budget, ma un love budget, amore. Cioè è costato più il matrimonio a mia cugina che quel film, però ho fatto con ragazzini di strada che in qualche modo hanno rappresentato una realtà che spesso e volentieri molti dialoghi che io trovo ridicoli, e fai bene ad andarci al cinema perché non ce l'ho neanche più io, purtroppo, e mi rivedo i vecchi film sì. Che ci piacciono tanto, quelli da volta. Sì, infatti tra l'altro con Francesco ricordavamo la presentazione proprio qui al Music Day dell'autobiografia di Enzo, che è una, se vi capita prendetela, perché è un'enciclopedia, una storia del cinema vista da del tuo cinema, ma anche della tua vita e del modo, l'approccio ovviamente molto diretto tipico di Enzo Castellari. E mi ricordo che poi siamo stati dopo quella volta mezz'ora solo a parlare del Grande Racket, che è uno dei film, ripeto, maestro. Io devo, una volta all'anno devo vedere il Grande Racket, se no non finisce l'anno bene o non inizia l'anno bene, quindi siamo contenti ovviamente di avere questa presentazione, di avere qui. Io ringrazio tutti quanti i convenuti, appunto a parte appunto Enzo Castellari, Stefano Galvagna, Michele Plastino, scusa che ti ho chiamato Placido prima, Michele Plastino, bello Placido. Fabrizio Toffolo e ovviamente bene, Massimo Bonetti, sì, grazie ancora. Tra 5 minuti faremo l'altra presentazione delle due colonne sonore del Beat Records e del libro ovviamente dedicato a tutti i film di Franco e Ciccio, ovviamente quindi una presentazione tutta dedicata a Franchi Ingrassia. Intanto salutiamo gli ospiti, saranno ovviamente allo stand per il firmacopie e per vendere ovviamente il cofanetto dei 4 film di Stefano Galvagna. Grazie, grazie. Grazie. Grazie.